Anzitutto vi ringrazio di essere qui, ringrazio Daniela di averci dato l'opportunità di presentare il suo libro, non solo il libro, ma anche se stessa e soprattutto la materia che tratta e che insegna. Questa è una delle tante presentazioni che facciamo in libreria, però è una presentazione molto particolare. Normalmente presentiamo autori di romanzi piuttosto che gialli, piuttosto che poesie. Io ho già avuto il piacere, non so se è più o meno la stessa cosa, ma ho già avuto il piacere di partecipare a una serata con Daniela Furlani all'Aldo Moro, Sì, giusto. vedendo le persone non solo motivate ma incuriosite, ma doveva durare un'ora, dopo 3 ore eravamo ancora lì, perché le domande sono tante, perché le curiosità sono tante, perché l'interesse è tanto. Quindi io direi di iniziare Va con bene. Daniela, Va che bene. è conosciuta dalla maggior parte delle persone, ma magari qualche persona non ti conosce a fondo, quindi ti chiederei in qualche modo di una piccola presentazione di quello che è la tua materia, una delle materie, ma credo che sia la materia che ti appassiona di più e che appassiona i tuoi allievi e studenti. Vi ringrazio e fate tante domande, perché Daniela è qui che aspetta solo di rispondere, vero? Certamente, certo. Buon Bene, lavoro. grazie. Ringrazio Giulio per questa presentazione, ringrazio tutti voi che avete scelto di sfidare il gelo per venire a sentire queste cose. E come mi ha chiesto Giulio, mi presento per chi non mi conosce. Mi chiamo Daniela Furlani, come c'è scritto anche lì, e da tanti anni mi occupo di psicologia della scrittura, che è una disciplina diversa dalla grafologia, infatti poi ve lo spiegherò perché, che si occupa dell'analisi dell'individuo, cioè di trovare tutti gli aspetti della personalità di un individuo attraverso la propria scrittura. La mia attività si svolge sia come docente presso l'Uni3 di Saronno, e qui ci sono alcuni alunni, poi tengo delle conferenze, dei corsi in giro un po' dappertutto, e questo mi appassiona moltissimo, per cui io ci metto l'anima in queste cose e spero di trasmettere anche a voi questa passione che ho io. Innanzitutto volevo iniziare con lo spiegare perché è nato questo libro. Questo libro ha una gestazione lunghissima, più di 10 anni praticamente. Nasce nel novembre 2000, la prima bozza, quando vengo chiamata dal sindaco di Varese a tenere un corso di psicologia della scrittura, insieme ad una mia collega che si chiama Carla Farina, e proprio nel corso di queste lezioni nasce l'esigenza di dare delle dispense agli studenti, a chi frequentava, e quindi iniziamo a fare delle slide come si usava una volta con la lavagna luminosa proiettate, e da lì nascono proprio nasce per questo primissimo abbozzo intitolato Psicologia della scrittura, dove si vede che ci sono i due nomi, Carla Farina e Daniela Furlani. Poi nel corso degli anni ovviamente le cose cambiano, migliorano. Al corso puramente, che era di poche ore, di 12 ore, si affianca un corso teorico-pratico nel quale si insegna più, diciamo, più dettagliatamente, anche a misurare tutti gli aspetti della scrittura. Cessa la collaborazione con questa mia collega, vado avanti da sola, faccio questa dispensa, poi ne faccio un'altra, sempre avanti nell'anno, dividendo la parte teorica dalla parte pratica, poi continuo aggiungendo, ampliando il numero delle ore di insegnamento, fino ad arrivare praticamente ad avere un corso di 20 ore nel 2008, che poi continuerà praticamente più avanti con l'Uni3. Questa forse è l'ultima copertina, quella che conoscono i miei studenti, che fino all'anno scorso era in vigore. Questo solo per spiegarvi come è stato, diciamo, un progresso da una serie di dispense, è nata poi l'idea del libro, che è uscito, questo è il libro, è uscito nel novembre scorso.
Vediamo adesso di che cosa si tratta, che cosa tratta questo libro. Come già aveva anticipato Giulio, non si tratta di un romanzo, non si tratta di poesie, ma è praticamente un manuale tecnico-pratico. Serve per chi vuole approcciarsi all'analisi della scrittura in modo scientifico, in modo serio, e riuscire ad utilizzare questa scienza, che è una scienza piuttosto, diciamo, piuttosto importante, perché per diventare psicologi della scrittura non basta leggere qualche libretto o qualche cosa del genere, ma bisogna fare dopo l'università, dopo una laurea, bisogna avere 4 anni di specializzazione proprio in psicologia della scrittura, in più se si vogliono fare anche le perizie per i tribunali, altri 4 anni di specialità, quindi è un percorso molto lungo. Chi vuole avvicinarsi, cioè con questo libro, ha solo così diciamo, un'infarinatura rispetto a quella che è, diciamo, quella che è tutta la scienza. Volevo parlare un attimo anche della differenza alla quale avevo già accennato tra la grafologia e la psicologia della scrittura, perché molto spesso quando io dico sì, mi occupo di psicologia della scrittura, mi dicono ah sì, di grafologia. Non è assolutamente così, sono proprio due campi completamente diversi, nel senso che la grafologia, come vedete qui a pagina 18 del libro lo spiego, la grafologia non ha un proprio sistema grafico, e invece la psicologia della scrittura ha un sistema grafico, cioè ad ogni segno corrisponde una determinata tendenza. La grafologia non ha un sistema psicologico sul quale basarsi, ma di solito ne utilizza vari presi a prestito di qui e di là. Invece la psicologia della scrittura si fonda su un sistema psicologico che mette in relazione praticamente ogni segno grafico all'impulso che la psiche manda inconsciamente nel momento in cui noi tracciamo le nostre lettere, noi scriviamo, tracciamo i nostri scritti. La grafologia non ha delle leggi sistematiche che spieghino come mai c'è questo rapporto tra la scrittura, tra quello che noi scriviamo e quello che salta fuori dalla nostra personalità. E inoltre, l'ultima cosa, la grafologia non si interessa dei fondamenti fisiopsicologici, mentre la psicologia studia il rapporto tra la scrittura, il sistema nervoso e la psiche, cioè quella forza di formatrice che fa in modo che quando noi apprendiamo in prima elementare dalla maestra i rudimenti della scrittura, ci permette poi già alla fine della prima elementare di differenziare la nostra scrittura, per cui noi vediamo in una classe 10 bambini, 20 bambini che all'inizio scrivono tutti allo stesso modo perché la maestra ha insegnato loro a scrivere la A in un certo modo, la B in un altro, alla fine, già alla fine della prima elementare, cambiano completamente la loro scrittura, cioè la diversificano uno dall'altro e sono riconoscibili proprio perché esiste questa forza deformatrice, cioè la forza che fa cambiare il modello calligrafico che è stato acquisito inizialmente. Solo una Sì. cortesia, ora si sente poco, Vogliono, se vogliono. riesci a tenere in mano il microfono. Farò come lo dica lì, va bene. così mi sentite? Stupendo. Allora, stavamo parlando della forza deformatrice che fa in modo che quello che viene appreso come modello calligrafico in prima elementare poi venga personalizzato da ciascuno fino ad arrivare all'età adulta, quella nella quale ognuno poi ha una sua scrittura che è differente da quella di tutti gli altri. Non esistono due scritture, una uguale all'altra, così come non esistono due impronte digitali che siano una uguale all'altra. Ognuno ha la sua grafia, anche se si dice che la mia scrittura somiglia a quella di qualcun altro, è solo una somiglianza, ma non è mai un'identità, perché in ogni scrittura si vedono proprio degli aspetti caratteristici che sono proprio di quella scrittura e non di altre. Adesso vorrei spiegarvi, così tanto per darvi un esempio, alcune cose che riguardano la scrittura. Per esempio, un segno grafico che cos'è? Un segno grafico è una particolarità della scrittura. Uno dei primi segni grafici che si notano nella scrittura, questi lo notano tutti, se si scrive praticamente cercando di andare verso l'alto nella scrittura, con la scrittura ascendente che voi vedete in alto, vedete che il rigo tende a salire. Oppure se si scrive tendendo a scendere, vedete nella seconda immagine, e nella terza immagine si vede come c'è l'aderenza al rigo. Si tratta di tre segni che si chiamano ascendente, discendente e aderente, e ciascuno dei quali ha un significato diverso. Che posso spiegarvi dicendo che, spiegando i segni uno per uno, poi non si deve cadere diciamo,
nell'errore di dire ah, tu hai il determinato segno, oppure io ho il determinato segno, quindi io sono così. Sono solo delle indicazioni che vengono date, che poi debbano essere messe insieme, perché in ogni scrittura di solito ci sono almeno 230 segni grafici da rilevare, e quindi per fare un'analisi corretta bisogna tener conto di tutti i segni grafici e vedere come interagiscono tra di loro. Per vostra curiosità vi dico che chi ha la scrittura ascendente ha la tendenza a innovare, a non fermarsi alle cose come stanno, ma a creare qualche cosa di nuovo, mentre chi ha la scrittura discendente, che è il secondo esempio che vedete qui nella cosa, è dalla persona invece che tende a essere sottomessa all'ambiente, quella che tende a rinunciare e a deprimersi. Il terzo esempio è quello della scrittura aderente, nella quale noi vediamo che la persona è in equilibrio tra se stessa e l'ambiente, non si lascia condizionare più di tanto, ma è capace anche di imporre la propria volontà quando è necessario. Un altro dei segni così abbastanza caratteristici, che di solito non vengono presi in considerazione perché sono segni piccolissimi, è quello dei punti sulle i. Uno direbbe, ma che cosa c'entrano i punti sulle i? Sono delle cose veramente minime. Proprio perché sono minime, in questi segni noi proiettiamo inconsciamente sempre una grande quantità di notizie su di noi. Qui vi ho portato solo degli esempi. Quello sopra vi fa vedere, per esempio, come il punto della I, lì sopra di tutte le I del primo esempio, non sia fatto a puntino, ma sia fatto ad accento. E che cosa vuol dire? Fare il puntino della I ad accento significa mettere proprio un accento, fare come dire, mettere i puntini sulle I, come si dice normalmente, cioè accentuare le cose che si vogliono comunicare. Nel secondo esempio ci sono i punti, sono anche questi ad accento, però a me interessa farvi vedere che sono avanzati. Se voi guardate l'asse delle I, delle due I, che, tre I che compaiono, il punto della I dovrebbe essere messo sull'asse della lettera stessa, invece voi vedete che in tutti e tre sono avanzati. E questo che cos'è? Un segno di fretta. Chi scrive quei punti I avanzati è una persona che tende ad andare avanti velocemente, una persona che corre, che non si ferma, ma che vuole fare sempre qualche cosa di più, qualcosa di nuovo. L'ultimo esempio in basso invece vi fa notare come quei punti della I siano alti, vedete come sono molto in alto rispetto alle lettere I. E mettere i punti in alto è una forma anche questa di autolocazione, cioè di considerarsi persone importanti, anche quando magari non. Di solito lo si vede in persone che vorrebbero essere importanti, vorrebbero essere considerate importanti, e invece non lo sono più di tanto. Vediamo se viene. Allora, un altro segno interessante così è quello dei tagli delle T. Anche questo segno che nessuno dovrebbe, teoricamente, a nessuno verrebbe in mente di prendere in considerazione, invece è molto importante. Nel primo esempio sopra vedete i tagli T che sono al di sopra dell'asta della T stessa, si chiamano tagli T sopraelevati. E anche questo è un significato simile a quello del puntino della I sopraelevato, cioè una persona che tende ad elevarsi, a darsi più importanza di quello che abbia. Nel secondo esempio invece vedete i tagli delle T molto lunghi. Siccome il taglio delle T rappresenta praticamente la comunicazione verbale, cioè come noi ci poniamo di fronte agli altri quando parliamo, quando conversiamo, come comunichiamo, il taglio delle T lunghe, taglio lungo delle T vuol dire, significa che noi siamo portati a parlare tanto, a comunicare molto, quindi persone che hanno facilità a comunicare a parole con gli altri. L'esempio invece in basso è del taglio T arretrato, si chiama, cioè che tocca appena appena da dietro l'asta della T ma non va oltre. Voi sapete che nel modello calligrafico il taglio della T dovrebbe superare l'asta. E vedete nella prima parola tutti e due sono arretrati. Il taglio T arretrato è per esempio un segno molto importante per chi si occupa di scuola, di insegnamento. Molti ragazzi nella scuola magari sono bravi, sono studiosi, sono diligenti, però quando si trovano di fronte a un'interrogazione che loro reputano magari difficile, eccetera, si spaventano, si emozionano e non riescono più a pronunciare una parola, come se non avessero studiato niente, perché nella loro testa si fa il vuoto completo. E questa, diciamo, questa tendenza è spiegata dal taglio T arretrato,
dà questa, diciamo, questa momentanea perdita di memoria alla persona che possiede questo tipo di segno grafico. Non voglio tediarvi più oltre sui segni grafici, se voi volete potete acquistare il libro e vedere tutto quello che è previsto per tutti i segni grafici, vi volevo solo spiegare a che cosa serve la psicologia della scrittura. Pagina 121 di questo libro si parla dei campi di applicazione della psicologia della scrittura. Il titolo dice «Cerca te stesso, conosci gli altri», perché il primo passo da fare per conoscere gli altri è l'autoconoscenza, cioè capire chi siamo noi stessi, anche se pensiamo di conoscerci, magari ci sono dei lati, degli aspetti della nostra personalità che non vediamo, che non vogliamo vedere. Se però siamo messi di fronte a, diciamo, a un qualcosa che ce lo fa vedere, siamo costretti a prenderne atto. O dopo l'autoconoscenza serve la psicologia della scrittura in campo scolastico per le tendenze, le predisposizioni che possono esserci nei bambini quando debbono, dopo la scuola media, scegliere il tipo di scuola superiore, oppure dopo la scuola superiore scegliere l'università. Noi sappiamo che molto spesso i ragazzi, cioè capita spesso che dei ragazzi facciano delle scelte non propriamente consapevoli, magari perché il loro amico ha scelto una determinata scuola, la scelgono anche loro, oppure perché i genitori hanno insistito perché facesse il liceo piuttosto che una scuola tecnica, e poi si trovano in difficoltà nel primo anno perché la scelta è stata sbagliata. Se si fosse fatto prima un test di questo genere, non si sarebbe incorso in questo errore. Un altro campo importante è quello del rapporto tra i genitori e i figli, soprattutto in età adolescenziale, quando i conflitti sono abbastanza notevoli. Praticamente attraverso l'analisi della scrittura del ragazzo cosiddetto difficile e dei suoi genitori si riesce a vedere quali sono gli aspetti che rendono difficile questo rapporto e si può vedere appunto di lavorarci sopra per poterli eliminare o quantomeno attenuare. Poi c'è il rapporto di coppia, e sapete che le coppie non sempre sono felici e beate, quando ci si mette insieme va tutto bene e poi saltano fuori i nodi al pettine. Per cui sapere prima se noi siamo veramente diciamo in sintonia con un'altra persona oppure no può essere importante, però in genere prima non ce lo si pone questo problema, salta fuori dopo. E allora che cosa si fa? Attraverso un'analisi appunto comparata delle due scritture si vede quali sono i punti praticamente di sintonia e quali sono i punti di rottura di entrambe le persone, e si cerca di ovviare, cioè rendendo consapevoli ciascuna delle due persone di questa situazione, si può migliorare la situazione ed evitare una rottura definitiva. In campo lavorativo è utile per la selezione del personale, per mettere la persona giusta al posto giusto ed evitare che ci siano delle assunzioni di persone che magari sono validissime, però non sono adatte al posto che devono ricoprire, sarebbero meglio sfruttate, per così dire, se fossero collocate in un'altra posizione. Scelta della professione è quello di sapere alla fine di un corso di studio, alla fine di un percorso, qual è veramente la propria vocazione. A me è capitato molto spesso, quando appunto ero nella scuola, di vedere i ragazzi, tanto per dire, che avevano frequentato un istituto aeronautico, ci si sarebbe aspettato che dovessero continuare nella loro attività nel campo dell'aeronautica, invece poi si iscrivevano, che ne so, a legge piuttosto che a psicologia o cose del genere, perché non sempre cioè, si sa esattamente quali sono le proprie predisposizioni. Per finire vi dirò che al termine di questo libro è stato predisposto quello che chiamo un decalogo, cioè sono praticamente i 10 segni grafici più importanti da prendere in considerazione quando si vuole fare un'analisi della scrittura. Per ognuno di questi segni grafici, vedete, sono 6 qui e altri 4 nella pagina successiva, sono i segni da prendere in considerazione per avere un primo approccio pratico all'analisi della scrittura di un individuo, per poi sapere esattamente come poter procedere nello scritto.
Se voi interessano, posso parlarvi di altri segni grafici. Questo dipende da voi, non lo so. Avete altre curiosità? Oppure terminiamo qui e poi lasciamo spazio alle domande. Ci sono altri segni grafici che possono essere visti. Oppure vi ringrazio per avermi ascoltata e sono a vostra disposizione per qualsiasi tipo di richiesta. Se avete bisogno di contattarmi, questo è il mio indirizzo email. Grazie. Grazie a voi.